Mancano 24 km e mezzo alla conclusione di questa quarta frazione, partita da Seren in Belgio con arrivo a Cambrai. Nibali all'attacco nel quinto settore di Pavé. Mancano appunto meno di 26 km alla conclusione. Ci sarà poi il settore numero 6, quello più difficile, quello più impegnativo, 3 km e 700 metri di Pavé, con Nibali, Dagenkolb nelle prime posizioni, mentre in qualche modo è parso leggermente in difficoltà la maglia gialla Chris Froome, ma ha recuperato con l'aiuto dei compagni, mentre Greipel si è staccato insieme a lui. Boom, Demar, Rove, De Gendt, Christophe, Kwiatkowski, Rolland e Gauthier sono indietro, staccati di un minuto. Dunque l'attacco di Nibali per il momento non ha sortito effetto, ma è la seconda volta che il campione siciliano prova il suo affondo sul pavé. Adesso Rogers per la formazione di Alberto Contador è in testa, ma il settore di pavé è finito. Attenzione, annotiamo questo numero, 23 km e mezzo alla conclusione comincerà il settore di pavé di Fontaine à Tête à Quévé, che misura ben 3 km e 700 metri e può forse dare la svolta a questa frazione, a questa tappa interessante. Nel frattempo qui sul traguardo di Cambrai ha smesso di piovere e nel pavé insomma o piove e c'è il rischio di cadere, oppure si sollevano nuvole di polvere assolutamente incredibili, delle tormente autentiche di polvere. Ancora la forcing della BMC con Van Garderen insieme a Caruso, c'è anche Samuel Sanchez. La situazione dunque è fotografata così, gruppo sostanzialmente diviso in due tronconi, ma nel primo ci sono Froome, Rodriguez, Sagan, Nibali e tutti i migliori. Adesso dovremo vedere come si evolverà questo tentativo di attacco di Nibali, che ha assaggiato per così dire il terreno, ma adesso in qualche modo deve cercare di dare la stoccata conclusiva. Per il momento dunque tenendo aperta naturalmente la linea qui sul traguardo di Cambrai, mancano 22 km 800 metri, restituiamo il microfono a Francesco Graziani. Il tratto di pavé è quello più insidioso, quello più impegnativo, misura 3 km e 700 metri. Ci sarà poi, quando mancherà il 13 km, mancheranno 13 km al termine, l'ultimo settore di pavé è quello che misura 2 km e 300 metri ad Avennes-les-Aubert a Carnier. 20 km e 700 metri alla conclusione, sta per essere completato anche il penultimo settore di pavé e in testa Van Garderen, l'atleta statunitense della BMC Racing Team, insieme a lui il campione svizzero Danilo Wiss, in terza posizione Rogers, portacolori della formazione di Alberto Contador abbastanza coperto, così come Froome, che ha rischiato di cadere pochi istanti fa, poi ha recuperato miracolosamente la posizione in sella. Si vede che Froome fatica, però per il momento riesce a reggere il rapporto con Nibali, che ha tentato due volte di attaccarlo. È qui dunque che si deciderà la corsa, mancano 19 km e 400 metri alla conclusione, ha passato indenne Christopher Froome il sesto settore di pavé. Adesso ci saranno un paio di carrefour e poi si entrerà al tredicesimo chilometro. Nel frattempo Thibaut Pinot ha perso circa 20 secondi la situazione, anzi ha perso un primo e 23 secondi il gruppo di Rolland e di Rast, segnalato a un minuto, mentre anche Rodriguez e Sagan hanno perso contatto dai primi, che sono Nibali, Bardet, Froome, Contador, Bennati, Quintana, Van Garderen, Scher, Wiss, e dunque sono questi i migliori interpreti di questa corsa affascinante e fantastica. Non piove, ma quando ci sono queste nubi di polvere sembra davvero di essere tornati indietro ai tempi del ciclismo proprio di una volta. C'è anche Tony Galopin, c'è anche Quintana, dunque il gruppetto dei migliori comprende Nibali, Bardet, Froome, Contador, Bennati, Quintana, Van Garderer, Scher e poi ancora alcuni altri corridori dei quali fra poco vi darò la posizione. Galopin e anche Fauclair, il portacolori della Europe Car. C'è anche Renshaw, uno dei gregari della squadra della Etic Quick Step, ma Kwiatkowski lo abbiamo visto in difficoltà. Thibaut Pinot si arrende, si ferma, gli viene cambiata la bicicletta, ma ormai il tour di Thibaut Pinot è compromesso, perché deve ancora risalire sulla bicicletta, anche un gesto di stizza e scaglia quasi l'attrezzo, la bicicletta, per
terra, non riprende ancora Thibaut Pinot, le immagini della regia internazionale si soffermano su quello, noi andiamo sul gruppetto di Nibali sul quale sono piombati Bardet, Froome, Contador, Bennati, Quintana, Van Garderen, Scher e Danilo Wiss. La squadra più in forma mi pare la BNC, perché sono le maglie rossonere della BNC a punteggiare questo settore di strada peraltro asfaltata, quando mancano 17 km alla conclusione. Ricapitolando, in testa alla corsa Nibali, Bardet, Froome, Contador, Bennati, Quintana, Van Garderen, Scher, e poi a 1 minuto e 24 il gruppo con Rolland, a 2:15 il gruppo con Thibaut Pinot. In testa alla corsa si è adesso formato un quartetto composto da Van Garderen, Sanchez, Scher, Van Avermaet e Danilo Wiss. 15 km 400 metri alla conclusione, in testa alla corsa il gruppo di Nibali, Bardet, Froome, Contador, Bennati, Quintana, Van Garderen, Scher, Van Avermaet e Fauclair, e a un primo e 51 secondi Grifko, Wiermoz, Greipel, Rolland, Rast, Uzarski e Van Resenburg. Poi a 2:15 il plotone di Sagan, più staccato ancora Thibaut Pinot, che può dare l'addio alle speranze di podio, podio conquistato lo scorso anno al Tour de France. 15 km alla conclusione, nel gruppo Rolland c'è anche la maglia verde di André Greipel, ma lui si limita a fare le volate, per lui l'importante è arrivare senza subire danni particolari. Thibaut Pinot ha ripreso, ma il suo ritardo è superiore ai 2 minuti e 15 secondi. Pare ormai sfiduciato il leader della France Deschè, in grave ritardo rispetto al gruppo di Nibali, Froome, Contador, Quintana e Van Garderen. È cominciato il tratto di Pavé, al comando si è portato un compagno di squadra di Nibali, si tratta di Grifko, in seconda posizione un uomo della formazione BMC, si tratta di Scher e poi Vincenzo Nibali, mentre Froome, che si trovava nelle prime posizioni del gruppo, sta cedendo qualche posto perché è sempre in difficoltà. Mancano 12 km e 500 metri, questo tratto di Pavé ne misura 2300 e dunque i conti sono presto fatti. Non vediamo però ancora Nibali all'attacco, c'è un corridore del team Lotto, vale a dire Gesink, che sta cercando in qualche modo di farsi luce. Gruppetto in fila indiana, perché bisogna fare molta attenzione, non piove, quindi c'è un nuvolone di polvere che fa in qualche modo danneggia la respirazione dei corridori, ma non sono tratti particolarmente lunghi. Questo misura 2 km 300 metri, il penultimo ne misurava 3 700. Nel frattempo stanno in qualche modo cercando i compagni di Nibali, Bardet, Contador, Bennati, Sagan, Quintana, Van Garderen e Scher di incrementare il ritmo delle loro pedalate. Il gruppettino si è frazionato, il gruppo principale con Grifko, Wülermoz, Pinot, Genier, Ladagnus, Greipel, Rolland, Rast e Utarski è segnalato a 2 primi e 21 secondi. Attenzione, Nibali all'attacco, attacco di Vincenzo Nibali quando mancano 11 km e 500 metri alla conclusione, ancora 1 chilometro di pavé per Nibali, qualche punto di appoggio era stato Grifko in precedenza a lanciare insieme a Lars Boom, il suo capitano, adesso prova l'affondo Nibali, ma è difficile staccare gli avversari, anche se ormai Nibali in contropiede viene però superato da un atleta della Ethics Quick Step, vale a dire Stibar, è Stibar il corridore al comando. Nibali è in quarta posizione, aveva tentato l'affondo, poi però anche Froome è sulle ruote proprio di Nibali, c'è anche Valverde che viene rimontato e superato da Nibali, Nibali seguito come un'ombra da Froome, adesso al comando si è portato Quintana, anzi Quintana è nelle ultime posizioni del gruppo, pardon, dunque al comando sempre Renshaw e Stibar, c'è anche Bardet e c'è anche Bennati, anche Sagan cerca in qualche modo di non perdere le ruote di Van Garderen, ma l'attacco di Nibali non ha avuto per il momento successo, perché in terza posizione Christopher Froome in qualche modo dimostra con le unghie e con i denti, anche se questo non è il suo settore, di lottare alla grande ed esce indenne da questo ultimo settore di pavé il leader della corsa.
indossa la maglia gialla Christopher Froome. Dunque attacco a vuoto di Nibali. Nibali però, Andrea Tappi ci ha provato, non c'è riuscito. È il bello del ciclismo, perché insomma tu cerchi di dare tutto, se però gli altri poi si difendono e in qualche modo contrattaccano, tu non puoi fare assolutamente nulla se non complimentarti con i tuoi avversari. Andrea Tappi. Sì, direi che Vincenzo ha provato in tutto e per tutto a sfoltire questo gruppo e magari a staccare Froome, non c'è riuscito, però dobbiamo da fargli un tanto di cappello, perché è stato veramente in gamba, e sono convinto che se il pavé fosse stato bagnato sarebbe stato molto diverso, ecco, quindi la dobbiamo vedere su questo punto di vista qui. Complimenti a Froome che ha saputo reagire anche lui nella maniera giusta, forse magari la maglia gialla alcune volte riesce a trasformarsi. Certamente, hai detto un'osservazione praticamente esatta, con la pioggia le difficoltà aumentano e sicuramente Froome lo scorso anno lo avevamo visto in grandissima difficoltà, adesso invece mi pare abbastanza tenace, abbastanza volitivo, abbastanza grintoso, si è messo alle spalle di un compagno di squadra che gli sta tirando la bonata, si tratta di Geraint Thomas. E dunque ancora il c'è Contador che cerca di attaccare, la replica è di un corridore del team Lotto, dovrebbe trattarsi di Gesink o Kelderman. Questa dunque è la situazione, mentre Contador, Valverde, Froome e Nibali sono nel gruppettino alle spalle dei battistrada. Mancano meno di 9 km alla conclusione. Valverde, Van Garderen, Van Avermaet, Degenkolb sono i corridori al comando, hanno un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti di altri rivali. Nibali è nelle prime posizioni insieme a Van Garderen, mentre Froome si trova subito a contatto con i suoi rivali, i suoi avversari. Direi che per il momento Froome si è difeso alla grande, ha limitato i danni, e adesso che non c'è più il pavé ma si è ritornati sull'asfalto ha anche tentato l'attacco a fondo. Attenzione, Tony Martin ha soltanto un secondo di ritardo da Chris Froome e può conquistare la maglia gialla in caso di arrivo solitario. Degenkolb adesso cercherà di colmare il buco, ma ricordiamo che Tony Martin è un grande interprete del cronometro. Qui mancano 2 km e 700 metri, in pratica è un cronometro a tutto tondo per Tony Martin, atleta della Ethics Quick Step, atleta tedesco con il pettorale numero 114. Dunque lotta fra tedeschi, in caso di arrivo in volata si sarebbe fatto preferire Jon Degenkolb, in caso di attacco Tony Martin sta dimostrando di essere veramente un grande interprete di questa disciplina. Manubrio, mani inchinate sul manubrio, schiena in posizione a uovo, e dunque Tony Martin al comando. Quando mancano meno di 2 km alla conclusione, pedala adesso al centro della carreggiata, una conversione sul sentore di sinistra per superare anche una motocicletta, bellissima l'azione di Tony Martin, ma c'è Jon Degenkolb e i suoi rivali che cercano in qualche modo di colmare il buco. Prova Valverde a chiudere il buco, va via Jon Degenkolb, ma il suo è un ritardo di qualche secondo, esattamente di 8 secondi nei confronti di Tony Martin, specialista della cronometra. Questa è veramente una grande azione di Tony Martin, curva a sinistra, contro curva a destra, il gruppetto di Degenkolb e di Valverde sta cercando in qualche modo di limitare i danni, ma il divario sta crescendo. Soltanto adesso imboccano la curva sotto la ferrovia e Tony Martin è ancora che pedala al centro della carreggiata, si vede in lontananza la Flamme Rouge, la fiammella rossa, il triangolino rosso dell'ultimo chilometro. Tony Martin spinge sui pedali, davvero una grande prestazione quella del campione tedesco, beffato da Rohan Dennis nel cronometro d'apertura, ha un vantaggio di circa 8-9 secondi nei confronti dei suoi rivali. Entra nel tratto di pavé che precede l'arrivo qui sul traguardo dell'Hotel de Ville,
piazza Pagnand qui a Cambrai. Si volta Tony Martin, controlla la situazione, mancano 650 metri, ma è difficile che possa sfuggire la vittoria al campione tedesco, specialista della cronometro. No, ormai Tony Martin, Andrea Tappi ha vinto, dimostrando davvero di fuggire nel momento decisivo con una straordinaria azione. E forse Tony Martin mi ricorda per potenza e velocità proprio Andrea Tappi. A te la parola per qualche secondo, Andrea. Diciamo che Tony Martin ha fatto un lavoro incredibile, ma i complimenti li voglio fare alla squadra, perché ha forato a 8 km all'arrivo, l'hanno aspettato, l'hanno riportato sotto e lui ci ha creduto fino in fondo. È giusto questa vittoria, che si merita veramente con grande professionalità. Grandissimo Tony Martin, mancano 200 metri alla conclusione, la volata dei battuti, ma Tony Martin si volta per l'ultima volta, sorride, si allaccia la cintura mentre Valverde al comando. Ecco Tony Martin, l'ultimo a voltarsi ancora una volta, fa di sì con il capo e va a vincere a braccia alzate. Tony Martin, dopo 5 ore 28 minuti della volata, c'è Degenkolb che precede Sagan per il secondo posto. Vittoria quasi allo sprint per Tony Martin, che conquista anche la maglia gialla per effetto degli abbuoni e per effetto del solo secondo di ritardo che aveva nei confronti di Christopher Froome. 4 tappe, 4 maglie gialle diverse. Adesso la maglia gialla è sulle spalle di Tony Martin, che ha vinto questa bellissima tappa precedendo di pochi secondi tutti i suoi rivali, Christopher Froome compreso. Sono le 17:36 minuti 10 secondi da Cambrai in terra di Francia. Abbiamo concluso la radiocronaca della quarta tappa del Tour, la Serein Cambrai. Vi ricordo, ha vinto, nonostante gli attacchi disperati di Vincenzo Nibali, Tony Martin, e il campione tedesco indossa la nuova maglia gialla del Tour de France. Grazie per la preziosa collaborazione a Daniele Di Noia da Cambrai. Restituiamo la linea ai nostri studi a Saxa Rubra. Qui Cambrai, a voi Roma.